nasce la passione per la cucina e se c'è qualche figura ispiratrice nella sua infanzia, nella sua vita. Allora, come nasce la passione? Penso che sia innata, in parte innata e in parte sia legata anche alla cultura familiare, perché comunque se nasci in una famiglia dove c'è attenzione al cibo, c'è rispetto del cibo, è più facile che questa tua passione innata venga fuori, insomma, sia, come dire, coltivata, no? Perché vanno coltivate anche le passioni, come tante altre cose, no? Come si dice, secondo me, una parte dell'educazione viene dalla famiglia e quindi probabilmente anche la passione per la cucina nasce da un modo di approcciarsi al cibo che io ho visto nella mia famiglia, per diventare poi dopo una professione, ne passa insomma molto. Un riferimento, no, non mi ricordo di un riferimento particolare. Certo, quando ho cominciato io era già insomma un nome molto 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 importante per noi, insomma, un po' tutti quanti, diciamo, la mia generazione di cuochi. Probabilmente, insomma, la famiglia Iaccarino è stata per noi, insomma, un punto di riferimento, qualcosa che ha dato un po' la scossa, ha dato una contemporaneità, una cucina tradizionale un po' bistrattata dalla critica. Non so se dalla critica, però insomma, i soldi meridionali, la valigia di cartone, queste cose qua. Invece ha dato lustro a una cucina che... E io ho una storia un po' particolare, nel senso che molto spesso si sente dire, che non vuol dire assolutamente che non sia stata priva di sacrifici, attenzione, perché poi non voglio calcare la mano su questa cosa, che però insomma non ho cominciato a 15 anni, dice, sai, io ho 15 anni in bottega, questo, quell'altro, ho fatto di tutto, ho fatto il lavapiatto, ho fatto spillato le birre, ho fatto il catering, montagne di zucchine grigliate e quant'altro, quindi insomma ho fatto anch'io i miei sacrifici. Non ho cominciato a 15 anni, dico 15 anni o 16, 17, non ho fatto la scuola alberghiera, avevo cominciato a studiare giurisprudenza perché vengo da una generazione in cui si già studia, perché sennò poi dopo che fai? Studia, che fai? Ho fatto il liceo, anzi non ho nemmeno fatto una scuola, un diploma finito, che fai, che non fai, e vabbè, insomma, vabbè, non voglio dire che l'ho fatto solo perché me lo dicevano, però anche quello era la cultura dei nostri anni. Io non sono, insomma, non ti dicono giovane, insomma, però ho qualche anno in più di voi, forse voi già qualcuno ha detto, ma chi può fare studiare, insomma, imparatevi un bel mestiere, perché tanto, insomma, forse è meglio, invece ai miei tempi non era così, e ho cominciato giurisprudenza. Poi insomma a un certo punto, quando manco malissimo, non posso dire manco malissimo, però a un certo punto andava abbastanza male, poi dice, ti fai due conti. Qua a Napoli, alla Federico II, sì. E ti fai due conti, dice, beh, ma insomma, ora non ricordo manco esatto, hai 23-24 anni, manca più della metà degli esami. A questo ritmo finirai sotto i 30 anni perché ti mancano delle procedure, diritto commerciale, insomma. Finirai sotto i 30 anni forse, chissà come, quando vedevi già, io poi frequentavo, ho sempre frequentato qualcuno di qualche anno in più grande di me, vedevo quelli laureati in difficoltà e dici, porterai, cioè, 2 anni di tirocinio per poi fare l'esame di avvocato, cioè. Quindi insomma alla fine poi diciamo, chef stellato, queste, insomma, queste cosette qua. Però è un mestiere che fai per necessità, dici, che cosa mi viene, cioè per guadagnare qualche soldo, quindi è cominciato anche per quello, cioè ho pensato di prendere questa strada anche per quello, cioè cosa ti piace, quali sono le cose che ti piacciono di fare, non ne ho pensate molte, anzi forse, cioè, me ne ricordo solo questa, però probabilmente ho valutato 2 o 3 opzioni, però questa era quella che mi permetteva e ancora oggi credo che permette in tempi relativamente brevi a qualcuno di poter guadagnare, quindi avere la propria autonomia, di non andare, io poi da studente, insomma, non mi lamento assolutamente di come mi hanno trattato i miei genitori, anche dal punto di vista dei vizi, diciamo, non particolarmente viziato, però mi scocciavo, cioè cominciavo a scocciarmi, andare a chiedere 100 euro, 100.000 lire, insomma, quella che era per il weekend, per il desiderio di indipendenza, di soddisfazione, insomma, ancora ricordo i primi soldi
guadagnati, e quindi anche per questo, quindi una passione sì, però la necessità di dover insomma fare anche gara, perché cioè, non si campa di gloria, quindi bisogna, poi cioè, ci si diverte quando sei non di 15 anni, ma 23, 24, 25, 26 anni, ti diverti con qualche soldo tuo, ti dà soddisfazione. Sempre qua a Napoli? No, perché io sono, insomma, voi avete letto, avellinese, io poi sono un avellinese un po' particolare, nel senso che sono nato a Napoli, di genitori avellinesi della provincia di Avellino. Sono stato qua fino a 6 anni, poi per motivi di lavoro i miei genitori sono ritornati ad Avellino, anche se mia mamma continuava a lavorare a Napoli, quindi io sono cresciuto come nella formazione di un uomo e nell'adolescenza, quindi ho fatto le scuole lì. Ho fatto l'università poi qua a Napoli, essendo così vicina era comunque un riferimento molto importante, non ero uno di quei fuorisede che dici torna a Pasqua, a Natale e a quant'altro, insomma sì, ci stavo bene, ma c'erano anche i miei amici, le mie compagnie che non tutti erano venuti qui a fare l'università, dove io insomma se non tutti i weekend, spesso Natale, da giugno, poi insomma studiavo poco. Invitavo pure loro a venire qua perché era insomma, un po' più divertente venire a uscire a Napoli che a volte che ad Avellino, però insomma sono, però in realtà Avellino io ci ho vissuto dai 6 ai 18 anni fondamentalmente, però Avellino e di questo di Castelvetri sul Caro perché mamma e papà sono di là, quindi la mia seconda casa là ormai, mia moglie è di là, quindi insomma sono avellinese. Quindi, effetti, quindi diceva, no, però quindi ho iniziato questo ad Avellino, per rispondere alla domanda. Ho iniziato in alcune trattorie di Avellino. E a che età è entrato per la prima volta in una cucina? Ha entrato per la prima volta in cucina a 24 anni, 25 anni, con qualche insomma vuol dire ex esperienza, fare delle cose in Inghilterra. Una volta in Inghilterra, insomma, anzi, la primissima volta fui in Inghilterra, dove in realtà mi spacciai per un cuoco mezzo provetto, sai, quelle cose che fai le vacanze a Londra, però cioè, a Londra più di una settimana non ci stai, se non, soprattutto allora, insomma, 3.000 lire, 3.000 e passa lire la sterlina. Quindi dovevi trovare qualche fonte di sostentamento, era abitudine nostra, insomma, andare, l'abitudine, insomma, si sentiva abbastanza comodamente, andavi 1, 2, 3 mesi a Londra, trovavi un piatti al pub, così, insomma. E ho fatto qualcosa in cucina, poco, allora, insomma, qualcuno se n'è accorto che non era e ha detto, insomma, forse è meglio che troviamo un'altra persona, perché poi lì il mercato del lavoro è abbastanza, almeno era abbastanza rapido, quindi ad Avellino ho cominciato nelle trattorie ad Avellino e poi dopo abbiamo fatto il percorso. C'è un evento chiave durante tutto il suo percorso di formazione che le ha fatto pensare ecco, questo voglio fare nella mia vita? Chiudiamo con giurisprudenza, iniziamo. È un evento chiave. Un'esperienza. Guarda, allora, io c'è un evento chiave, raccontavo un'ultima, forse me ne ero anche scordato. Io avevo fatto il corso di uno dei primi corsi di professione, dopo aver fatto l'esperienza in trattoria ad Avellino, uno dei primi corsi di professione cuoco a nel 2003 mi sembra, a Città del Busto a Roma, insomma era nella Città del Busto di Bonilli. E c'era il wine bar sopra, qualcuno si ricorderà della struttura, insomma, e c'era un ottimo chef, Severino Caezza mi sembra, e io insomma passavo quasi tutti le sere lì dopo aver fatto le lezioni e lui mi propose di andare dopo insomma non so quante volte, 10-15 giorni lavorativi. Mi dice, guarda, c'è un mio amico che c'ha a Focene, che è Fiumicino, insomma, Fiumicino, mi hanno chiesto di un cuoco per uno stabilimento balneare. Io già venivo da, insomma, non l'avevo fatto come primo approccio, venivo da un paio d'anni di lavoro buono in trattoria, quindi avevo un po' di dimestichezza col lavoro. Dice, guarda, c'è questo posto,
che cerca qualcuno. E così per fare il weekend, magari l'aperitivo, una tavola calda, insomma con un paio di piatti, così. Io e un altro mio compagno di corso ci avventurammo in questa cosa che, non lo so, lo trovo un momento importante, nel senso il momento in cui tu, qualcuno ti dà una fiducia, ti dà autonomia, e quando a volte penso bisogna avere coraggio di lanciarsi, insomma ne ho fatti di errori, ne ho fatti anche in quella occasione là, quindi importante sì sempre le esperienze lunghe, di formazione e quant'altro, però quando, cioè capisci, una cosa che in realtà avrei dovuto dire no, ma come faccio? Cioè, però sentite, cioè, mi sono lanciato, insomma, no, non voglio dire manco è andata bene, però mi è servito per poi fare anche ulteriori passaggi successivi. Insomma, lo trovo. E credo, penso che sia stato un momento, cioè, non dico che è stato il momento più importante, però è il momento in cui vabbè, ho capito, cioè, insomma, è quello che insomma, abbiamo fatto, abbiamo lasciato l'università, abbiamo fatto l'anno e mezzo, due di trattoria, insomma, a casa con mamma e con papà. Siamo andati fuori, abbiamo fatto l'università, diciamo così, insomma, della cucina. Ho detto, boh, basta, credo. Poi pure i soldi lì anche ancora erano buoni. La reale prova che era quella, cioè che sembrava che era quella la mia strada, ma io ancora non sono sicuro che sia questa la mia strada, nel senso che sono in evoluzione, cioè non credo di stare dietro ai fornelli fino all'età della pensione. E mettersi sempre in discussione. Nel senso che ho cambiato, ho cominciato tardi, posso ricominciare tardi anche un'altra cosa, insomma, per ora. Va bene così, però chissà, insomma, tra 15 anni, tra 10 anni, o anche tra 5, insomma, quando magari sono cambiate le cose familiari, chi lo sa, insomma, non ho, e questo insomma mi dà serenità, mi dà coraggio, perché sennò questo lavoro, se non vedi che c'è anche una via di scampo, insomma, potresti sentirti un po'. Beh, dopo quanti anni arriva Veritas e come ci si arriva? Come ci si arriva dopo, insomma, dopo un po' di anni di, come dire, di formazione, insomma, di lavoro, un amico in comune con la proprietà, insomma, sapeva, insomma, mi aveva conosciuto anche professionalmente, così, insomma, c'era un cuoco molto, anche un cuoco molto bravo prima di me, anzi secondo me è più bravo di me, nel senso se si può dire che un cuoco è più bravo dell'altro, però insomma. Cioè io lo posso dire che uno può essere più bravo di me, però insomma loro si sono separati dalle loro strade e io, mi sembrava un progetto interessante, insomma avevo conosciuto Stefano, il proprietario del Veritas, anche in precedenza, ma insomma quelle strette di mano nelle nostre cucine, per non dire nei nostri salotti, insomma quelle serate dove capita che c'è il tizio Caio. E così, però insomma Veritas quando io sono entrato, almeno il mio Veritas, non quello precedente, insomma, era completamente, cioè non completamente diverso, la linea era quella, il modo di pensare, di approcciarsi alla trasformazione del cibo, al proporlo, era sempre quello di una casa, insomma, simpatica, il rispetto del prodotto e della materia prima, però sicuramente abbastanza diverso rispetto a quello che è ora, insomma. Posto evoluzione, eravamo in 2,5 in cucina, noi siamo in 4,5, 5, 2,5, nel senso qualche ragazzo di grossa formazione, erano in 2 in sala, dove ne sono in 5-6, avevamo i bicchieri scadenti, ora insomma un po' meno scadenti, una cultura più comoda, quindi è stato bello, cioè in evoluzione, Insomma, deve essere bello pure, quello non l'ho visto, l'ho vissuto io in prima persona, avere, cioè, era un bel investimento, insomma, il Veritas è un bel ristorante, insomma, però cioè, c'è un investimento di X euro, abbiamo visto questo bel ristorante, questa buona cucina e vai. Invece no, lì ogni pezzo, ogni cosa ce la siamo sudata con il lavoro e anche col sostentamento di una proprietà che in qualche momento, insomma, non facile, per fortuna ha potuto, insomma, facendo anche altro, starci vicino.
lei evolve continuamente, è in continua evoluzione, evolve il progetto Veritas, come evolvono i suoi piatti, come evolve la sua visione del mondo e come rispecchia i suoi piatti? Ma allora io penso che evolve il Veritas, evolve insomma con molta calma, però cerca di adeguarsi a quelli che sono i tempi, i ritmi di una città, di una città frenetica, si contestualizza insomma, cerca di contestualizzarsi su Napoli, che sono completamente diversi rispetto ai ritmi della provincia, non può dire qualcuno che, anzi che magari si cerca completamente altro, no? Se uno viene magari dalle mie zone di origine vorrebbe stare a pranzo tre ore, magari in un posto più largo, più ameno, con vista con le, sulla montagna, la collina, quello che può essere magari una bella giornata primaverile, però diciamo, sono arrivato a mezzogiorno, mi sono detto, che bello, là, le 5 mi hanno cosa, invece da me sarebbe impossibile insomma inchiodarli, poi dopo se uno insomma ha piacere starli, quindi cerca di adeguarsi come accoglienza, come comodità, come non invasività, oppure insomma la parolina giusta se vuoi, cioè qua siamo pieni di clacson, di cose, insomma di stress, quindi cerchiamo di farvi stare quanto più possibile, ormai con questi cellulari, telefoni che fanno riprese, fanno email, tutto, insomma, credo che uno in città poi soprattutto cerca di stare un po' più quieto. La cucina invece, paradossalmente, insomma, voglio dire, la mia evoluzione in cucina è cercare di regredire, nel senso di guardare quanto più possibile indietro nella tradizione, perché comunque mi rendo conto, insomma, cioè io veramente mi rendo, forse sono noi che siamo sempre in cucina, usciamo poco, certo abbiamo un occhio sicuramente più sensibile su quello che da professionista, su quello che è la proposta gastronomica intorno, però cioè, mi rendo conto, ci rendiamo conto noi del Veritas che quella che per me è tradizione, probabilmente per alcuni, non dico voi, vostri coetanei, è innovazione, perché probabilmente non hanno mai mangiato un ragù, non dico mai, però cioè, non hanno mai sentito in casa, cioè, io in casa non lo faccio il ragù, ormai il ragù fa la puzza ai capelli, per dire, ma no, nel senso cioè, non c'è il tempo, dico, vabbè, no, al di là del ragù e delle lunghe cotture e quant'altro, però c'è proprio la perdita di alcuni piatti, insomma, di piatti, di tradizione, quindi cerco di guardare quanto più possibile alla tradizione e credo che sia l'unica vera soluzione, chance di rivalsa nei confronti dei cugini, una volta si diceva d'oltrappe, ma insomma, cioè, insomma dei cugini spagnoli, dei cugini europei, di rivalsa, insomma di poterla spuntare, se possiamo parlare di una concorrenza, sì, è quello di guardare alla cucina regionale, italiana, per chi comunque ha, insomma, cioè, insomma io, cioè, veramente viene la pelle d'oca a pensare quanti tipi di prodotti che cioè innanzitutto prodotti che vengono trasformati in una miriade di ricette, in maniera particolare poi dopo per il sud Italia. Lei guarda molto alla tradizione, soprattutto a quella povera, abbiamo notato soprattutto proprio a quella povera, sì, ma io, insomma, io mi definisco un furbo, cioè lo faccio perché se ha funzionato, perché non, cioè, non lo dico, cioè, non, però veramente non ho tante idee, non è che insomma, quindi c'ho un sacco della Befana, devo andare a scavare, ma perché devo farmele venire io le idee se qualcuno l'ha già fatto? Che poi questa cucina della tradizione come era un imperio muso ha un appeal molto forte sul pubblico. Sì, dovrebbe avere un appeal secondo me molto forte. Quindi lo faccio per questo motivo qua e lo faccio anche perché comunque in qualche modo devo essere un aziendalista e quindi credo che determinati prodotti, essendo poi una città molto tradizionale dove si dice si mangia ancora abbastanza molto bene in casa, ma secondo me non è più così, però in qualche modo, però è una città dove c'è comunque un'attenzione alla spesa ancora, poi più che in altri posti, quindi proporre qualcosa che è, cioè che io riesco magari
visto che ci sono nato con quel prodotto, l'ho mangiata la parmigiana di melanzane, il ragù, la genovese, tutto quanto, probabilmente la riesco a fare anche in maniera abbastanza buona, e quindi l'apprezza il mio vicino di casa, è probabilmente quello che cerca, essendo comunque insomma una città che si sta riempiendo di turisti, che comunque c'è un movimento, per quanto insomma sia, abbia dei problemi, però di business, e che un ristorante che è su tutte le guide sia frequentato da un certo tipo di movimento, è quello che vorrebbe uno che viene al Veritas, insomma, cioè non vorrebbe, cioè va trovando una cucina del territorio, vuole sedersi a una tavola napoletana e non di Lisbona, o che è molto vicino a noi, Lisbona o Barcellona, però sicuramente non francese, non cioè francese, insomma, diciamo, si capisce che sto a Napoli, cioè, quindi guardo in quello. Poi insomma cerchiamo chiaramente in tutto questo di proporlo, di riadattarlo a quelle che sono le esigenze alimentari del momento, di quella che è la tecnologia, perché comunque insomma per fortuna i piatti sono sempre cambiati, si sono sempre evoluti, quindi il nostro non è un'evoluzione, cioè non siamo, una parola abusata, avanguardia, ma siamo contemporanei, quelli che dovrebbero fare quello che tra un po' si farà probabilmente in tutte le case, infatti si vede l'utilizzo di alcuni macchinari ormai che stanno diventando domestici, quindi ci adattiamo, quindi alleggerendo dei grassi, facendo spiccare alcuni sapori e magari abbassando degli altri secondo quelli che sono i gusti, e così anche nella proposta del menù. Io credo che grosso modo, un po' perché ho un ristorante serale, il Veritas ha, come dire, un menù settimanale, in realtà è su base 5, 5, 5, 5, però se ci mettiamo il giorno libero e tutto quanto, c'è una proposta di verdure, carboidrati, carne e pesce più o meno equilibrata come dovrebbe essere una dieta insomma mediterranea, con due secondi di carne, un antipasto di carne, poi il resto è quasi tutto pesce, verdure, insomma una presenza cospicua di carboidrati. Questa valorizzazione della materia prima, no, nell'ottica della tradizione, ma il ruolo dello staff, il lavorare in gruppo, che importanza ha, cioè, nell'ideare, nel pensare il menù, come avviene la comunicazione interna? Ma quello è un po', dipende nel senso da come nasce un piatto, nel senso che a volte nasce con un lavoro di gruppo, a volte nasce da una mia intuizione, a volte nasce da un'intuizione di un collaboratore. È chiaro che comunque in un'azienda deve esserci comunque chi prende delle decisioni, chi si prende dei rischi, chi se ne assume delle responsabilità, e quindi in qualche modo sono io a metterci, no, non voglio dire la faccia, però insomma questo va e non va, che vuol dire che veramente va o non va, però che prendo io le decisioni, quindi a volte lo facciamo molto, come dire, collegialmente, insomma ci confrontiamo, a volte lo faccio io anche in maniera molto autonoma. Credo che comunque in questo bisogna è fondamentale, cioè in questo non voglio, cioè sono molto realista, insomma, perché avrei voluto dare la risposta insomma bella, accattivante, facciamo molte cose in gruppo, cioè nel senso vi sto dicendo la verità, se facciamo tutte cose in gruppo sono delle cose che decido io e basta, però cioè dico basta nel senso non lo fa, perché cioè, accetto molto in buon grado la critica, questa cosa, quindi ci rifletto molto, però credo che l'esperienza o la sensibilità, e non voglio dire che ho una sensibilità superiore, non voglio dire che ho un'esperienza stratosferica, però insomma devo tener conto anche di questo quando se comunque devo credere anche in me stesso, poi magari a volte mi ricredo e torno sui miei passi, quindi questo. Chef, come è il potere tra proprietario e chef?
Insomma, io con Stefano ho un ottimo rapporto, anzi stiamo anche insomma lavorando per entrare in società, quindi ormai cioè, in pratica non c'è un rapporto proprietario-chef tra di noi, quindi non so, cioè, visto che ormai ci sono da 10 anni, la mia più grossa esperienza in assoluto, anche quelle non in prima persona, e quando non sei in prima persona non, il tuo punto di riferimento è lo chef e basta, quindi non saprei risponderti esattamente. Il mio è un ottimo rapporto, il mio è un ottimo rapporto di rispetto dei ruoli, anzi probabilmente anzi sono ha rispettato forse anche più Stefano il mio ruolo di quanto io il suo, insomma, nel senso che io qualche volta gli sono andato a dire qualche cosa che usciva un po' fuori, se vogliamo, dalla mia insomma, specifica campo di gioco, però penso che debba essere di rispetto e di fiducia, perché comunque almeno per quanto riguarda una casa piccola come il Vegas, poi dopo insomma se si parla di struttura più articolata come magari quella di una grossa azienda alberghiera all'interno oppure che, allora bisogna avere, come dire, dei parametri, delle indicazioni, cioè è chiaro, non è che noi non abbiamo i food cost, non è che non abbiamo gli obiettivi e quant'altro, però insomma tutto è molto più regolato dai numeri. Noi per fortuna, lo dico veramente, per fortuna lavoriamo ancora molto con l'umore, con l'intuizione, con il rischio e anche il non rischio, insomma, nel senso in qualche caso è stata anche la nostra forza. Quindi, e cercando di non accavallarsi, perché sennò si sprecano energie, insomma, quindi quando c'è fiducia, sennò se io mi comincio a credere a occupare delle cose di Stefano, Stefano si comincia a occupare delle cose mie, a parte che magari insomma non credo ci scontriamo, però insomma sarebbe una perdita di tempo. Chef, sul menù abbiamo visto, mi ha colpito molto, il rapporto Ostrica-Peremos. Sì. Nasce soprattutto, cioè, nella testa nostra sono due cose totalmente agli antipodi, Peremos e l'Ostrica. Sì, però cioè, insomma, io i piatti nascono molto spesso da questa cosa che sto per dire, cioè nascono in vario modo, nel senso veramente da un viaggio, quindi pensi a un prodotto che è simile al tuo, che è lo stesso, vediamo quindi come è abbinata bene la cipolla con la melanzana, il formaggio, perché insomma non ci faccio una cosa mia, molto spesso da un viaggio, ma almeno a me molto spesso da accostamenti, cioè, che sono anche se, come dire, no, si dice sbagliato il limone, però insomma, io faccio, che lì arriva il peromusso, cioè facciamo la pasta con le cozze e i peperoncini verdi sono sempre abbinati al pomodorino, normalmente la pasta con le cozze è rossa, cioè, quindi se il pomodoro starà bene con il peperoncino verde e starà bene con le cozze, può darsi, a volte non succede questo, può darsi che siano bene insieme. Se aglio, olio e peperoncino stanno bene con i friarielli e stanno bene con le vongole, chissà se unendoli non viene insomma qualcosa di buono. E così insomma, se normalmente c'è questa una cosa bellissima, no? Dei carretti che vendono, cioè, la cosa più bella che hanno è i limoni, insomma, e, devo dire, insomma, sta spremuta di limone e normalmente l'ostrica insomma viene, no? Servita, anche se qualcuno storce un po' la bocca, però insomma, quindi, infatti non eccediamo nel limone, però insomma se stanno bene così, mettiamo un po' di limone, poi vabbè c'è anche una salsa di scalogno, che anche questa ha una tendenza acida e quant'altro, probabilmente stanno bene insieme. E poi insomma un gioco, no? Come dire, cioè si cerca sempre di abbinare, oh, facciamo la pasta, non l'avete visto su internet, sì. Perché questo sì, perché è cambiato sabato, l'hanno mangiato anche dei nostri amici, e pasta e piselli col caviale, insomma, per dire, cioè si cerca di, no, qualche volta si cerca di fare una cosa proprio di tradizione e abbinandola a una cosa, anche perché poi anche quello che cerca un po' il pubblico internazionale, anzi parlando di tradizione, io ho difficoltà a mettere il peremus e l'ostrica, però
L'anno scorso avevamo la quaglia in carta dovuta togliere perché non si riesce a, a mangiare. Invece più facilmente, mi piacerebbe che si approcciassero a questi tipi di tagli, a questi tipi di cose, però molto più, più facile che si approccino alla pasta e piselli se c'è il caviale, se non se fosse se è così probabile, insomma. Quindi riesci a proporre un tuo piatto della tradizione che strizza l'occhio comunque all'internazionalità, anche se sono piccoli casi, perché comunque l'ostrica, il caviale sono contaminati, insomma, contaminano diciamo, i nostri piatti o le nostre abitudini, ma in realtà la nostra proposta è, insomma, è completamente un'altra. Noi ci siamo soffermati su ostrica e voi e io sul caviale, però siamo pieni di sgombri. Sì, no, ma anche il polpo con i peperoncini verdi, che è sì, tipico della nostra tradizione, sì, il peperoncino verde è tipico, sì, della nostra, esatto, parlato di cozze, ma era sposalizzi, sì, insomma, sì, 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 sì. Di senza essere... inventarsi nulla, esatto, perché l'idea non c'è tempo per cercarle. Cioè, partendo dai colleghi, io volevo sapere da lei il rapporto che ha con la parmigiana e gli arelli. E la parmigiana è il mio piatto preferito, insomma. È un richiamo ancestrale. E probabilmente salsiccia e friarella è quello invernale, insomma, il suo altro preferito invernale, quindi è così, non c'è. È come quando ti piace tua moglie, ti piace? Sì, va bene, è così.